che fa quell'idiota? Perché non si abbassa? Finito con quella scarpa? Ho freddo, dai, andiamo. Un attimo, non riesco a sciogliere il nodo. Dai, e dai, spostati. Dai, muoviti. Ok, ci siamo. Così. Anche per noi un mondo più bello si sveglia. Allora, aspetta che zio Alessandro si riposa un attimo e poi ti do la rivincita, ok? Come ti senti? Sei contenta di andare a dire? Non tanto. Con tutto quello che sta succedendo, non lo so, penso che dovrei rimanere. Ma no, perché, scusa? Cioè, se Alberto e Sonia hanno deciso di tornare insieme, vuol dire che cose torneranno a posto. Tu dici, eh? Sì. E poi, anche se mi dispiace molto per Claudia, penso che sia meglio così. Almeno tornerà un po' di pace in questa casa, se Gianluca ne ha veramente bisogno. Già. E poi, dopo tutto quello che hai passato per Duccio, forse è meglio se ti ripaci un po'. In effetti sono un po' stanca. Eccola. Allora, questa rivincita me la dai? Oh, guarda che hai fatto. Dai, aiutami. Dai, Gianluca. E via. Dai. Ciao. 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 Niente Celestina a quanto pare. Lasciamo stare. Fortunatamente per dirci il pullman. Andiamo che è tardi. Ma veramente io volevo aspettare Alberto e Sonia e poi Gianluca deve fare merenda. Ma non ti preoccupare, ci penso io. Dai, vattene. Tanto tra poco sono qua. Non ti muovere, è quasi finito. Ti fa ancora molto male. Non c'è da morire. C'era anche la testa. Ce la fai ad alzarti? Sì, ce la faccio. Che mi manca l'aria. Ma che pezzo di idiota. Scusate, per cortesia, vi volete spostare? Lasciatela respirare, no? Va un po' meglio. Alberto, perché esce tutto questo sangue? Perché? Non lo so, ma adesso stai tranquilla, ti porto da un dottore. Chiamo un'ambulanza? No, no, non ti preoccupare. Adesso li porto a casa di Luca, facciamo prima. Perché gli ospedali sono molto lontani. E poi io di Luca mi fido. Vieni su, aggrappati a me. Grazie. Alessandro, dovevamo essere in cantiere già da mezz'ora, eh? Sonia e Alberto sono spariti, non posso lasciare Gianluca da solo. Vuoi che mi avvii io? No, aspetta. Adesso li chiamo al cellulare e gli dico di sbrigarsi. Ma dico, ma che fine hanno fatto? Ma che bella merendina che ci stiamo facendo. Vieni qua. Gianluca, come va, eh? Niente, non risponde. Ecco perché, mamma mia, ma che casino. Tra l'altro, avevo anche un sacco di cose da fare al cantiere. Dovevo incontrarmi pure con Passaro. Passaro? E come mai? Mi ha telefonato qualche giorno fa, mi ha detto che ci voleva pagare prima per problemi di IVA. Ah, sì, sì, infatti l'ho cercato anch'io, ma mi hanno detto che stava per partire. E quando? Credo che sia già partito, è Tokyo, Australia, non ricordo. È un periodo che non ci paga nessuno, ci sarebbero serviti quei soldi. Ma... certo, lo so. Aspetta, magari non è ancora partito, adesso lo chiamo a casa, no? Facendo quella carta? Ma non lo so, ho la sensazione che hanno sbagliato. Forse dovevano girare a sinistra prima. E poi non c'è manco il nome del paese. Ma l'autista lo saprà fare il suo lavoro, no? Di' la verità, sei emozionata? Sì, avrei voluto venire altre volte, ma non me la sono sentita. Adesso non ci pensare. Avrai pure dei bei ricordi, no? Oh, certo. Soprattutto quelli legati a tuo padre. A proposito, Luca mi ha detto che gli scrive sempre. Tu lo hai più sentito? No, ma è meglio così. Io spero che sia felice per le scelte che ha fatto. Solo questo. E tu? Io cosa? Sei felice? Insomma, non ci pensi che poi potresti anche innamorarti di nuovo? No, può darsi. Però dovresti essere tu quella che mi deve raccontare qualcosa, eh? Non c'è nessun ragazzo. No,
Se ci fosse te lo direi. Ma non c'è. No, il colpo è arrivato di striscio. Il muscolo e l'osso sono perfettamente integri. Siete stati molto fortunati, davvero. Quindi niente di grave? No, fortunatamente no. Stai tranquillo, davvero. Basterà una terapia antibiotica per una settimana e la cosa dovrebbe risolversi. Però adesso io vorrei capire una cosa. Cosa diavolo è successo a quel parco? Niente, io ero seduto su un muletto e Sonia in piedi davanti a me. Poi a un certo punto è arrivato un ragazzino che veniva verso di noi. Mm? Un ragazzino? Sì. All'inizio neanche mi ero accorto che aveva una pistola in mano. Poi appena ho visto che l'ha indirizzata verso di noi, per me è stato istintivo buttarmi su di lei. Mm. E poi cos'è successo? Lui ha sparato e siamo caduti a terra. Poi quando mi sono rialzato, ho visto Sonia che era ferita e lui che scappava. Che strano. Io non mi sono accorta di niente. Sì, ma io quello che non capisco è perché sparare a voi e in particolare a Sonia. Beh, io non credo che il colpo fosse diretto a lei. Che cosa vuoi dire? Ero io che dovevo morire. Ma che stai dicendo? Ultimamente ho ricevuto delle telefonate di minaccia. Di Morraga, probabilmente. Oh mio Dio. Io non pensavo che facessero sul serio. No, quando sono arrivata Angela stava dormendo. Così mi sono fatta una chiacchierata con Franco e mi ha detto che... Niente, hanno risolto tutto. Ah, quindi non torna più a dormire da Steffi? No, no, resta qui con lui, figurati. Sono così innamorati, mi fanno una tenerezza. È stato così un momentino di crisi. Meno male, va. Poi è arrivato Michele e Angela gli ha detto che avevano accettato l'adozione, eccetera. Insomma, abbiamo chiacchierato un po' e io ho capito una cosa importante. Che cosa? Che forse farei proprio bene ad adottarlo, questo bambino. Ne sei sicura? Rita, io ho l'opportunità di togliere un bambino dall'orfanotrofio, ma tu non lo faresti. Ma scusa, Giulia, ma come pensi che te lo affidino un bambino se non stai più con Renato? Sì, infatti questo sarebbe l'unico problema, dovrei tornare con lui. E saresti disposta a farlo? Sì, anche se per onestà dovrei dirgli che lo faccio soltanto per avere il bambino. E come pensi che la prenderebbe una proposta del genere? Io penso che mi manderebbe al diavolo e avrebbe anche ragione di farlo. Non accetterà mai. Penso proprio di no. E poi per innamorarsi bisogna avere del tempo. Io ne ho così poco. Addirittura? Sì. Sto sempre chiusa in quel caffè, non vedo mai nessuno. Fai male, tesoro. Lo so. E poi adesso mi occupo della posta del cuore, la rubrica. E che cos'è di preciso? Non me ne hai mai parlato. Me l'ha proposta Michele per il suo giornale. Dice che per queste cose io sono più tagliata di lui. Michele è proprio un ragazzo intelligente. Almeno lui ha capito che tu sei una ragazza veramente sentimentale. Già. E poi è anche carino, Michele, in gamba. E certo è proprio un buon amico, bisogna che tu te lo tenga stretto. Magari potessi. Che cosa hai detto? Che ho detto niente. Non è che per caso ti sei innamorata un poco di Michele? Io innamorata di Michele? Ma figurati. No. Non sono innamorata, no. Sono cotta. Ma ti rendi conto che se sono arrivati a far questo vuol dire che ci riproveranno e che non ci lasceranno in pace finché non ci riusciranno. Lo so, ma ora cerca di calmarti. E come faccio? C'è anche Gianluca di mezzo. Ma perché non me l'hai detto subito? Sonia, grazie. Con tutti i problemi che abbiamo non mi avresti ascoltato. E poi non pensavo che facessero sul serio. Però scusa Alberto, c'è una cosa che non capisco. Tu hai avuto a che fare con questa gente per parecchi mesi. Luca, lo so, ho sbagliato a sottovalutarli. Benissimo, però adesso li devi denunciare anche subito. No, aspetta Luca. Siccome forse sono in Morraga, quindi è meglio sentire prima Vito Russo in via confidenziale. Senti Alberto, io non posso medicare una ferita d'arma da fuoco senza fare la denuncia. Luca, è una questione di sicurezza. Vabbè, ti accompagno io da Vito Russo. No, ci vado da solo. Perché? Perché a casa non ci sta nessuno e poi Sonia deve riposare e non vorrei che rimanesse sola. Anzi, fammi una cortesia. Potresti farle compagnia? Va bene. Alberto. Aspetta. Se tu non ti fossi messo davanti, quel proiettile mi avrebbe ucciso. Lo so, ma non ci pensare.
Mi hai salvato la vita. Io non lo scorderò. Tutte rotte! Possibile che ogni volta che fai la spesa tu fai la frittata nella busta? Non è colpa mia se il salumiere non le sa incartare, ste benedette uova. Lasciamo stare le uova. Hai detto a tua madre che cosa hai combinato con Celestina, sì? Perché? Che ha combinato? Non ho combinato niente. Ha fatto un piccolo incidente, una roba da poco. Ha fatto il classico doppio gioco. Sai che ha fatto? Ha detto ai ragazzi che io avevo scassato Celestina e a me ha detto che era stato Michele. Hai capito? Ma tu guarda, Diego, però... Sentite, io vado, se mi cerca qualcuno sono su al centro. Vado anch'io, Stefi mi sta aspettando, ciao. Io tuo figlio certe volte non lo capisco proprio. Fa tanto il maturo e poi fa le fesserie da ragazzino. Senti, Rita, io prima ho sentito che parlavi con tua sorella. Ci ho sentito per caso, no? Che Giulia ti diceva che non aveva il coraggio di dire una cosa a Renato. Ma di chi si tratta? Non ho capito, ti metti a sentire dietro le porte, è una cosa sua. Metti a sentire dietro le porte, la casa è piccola, stavo là, ho detto per caso. Beh, di che si tratta? Prendi la pasta e mettila là sotto, va, per... Ma no, là! Vabbè, voglio sapere, però voi, fra me e te, non ci sono mai stati segreti, no? È giusto. Ora, se tua sorella ti fa una confessione, che è anche mia cognata, mi sembra giusto che io pure debbo sapere, o no? Dai, Rita, lo sai che mi piace aiutare la gente, dai, di. Infatti, aiuto. No. Ti convinco con le maniere che ti piacciono a te. No, ma sei tremendo! Però giura che non lo dici a nessuno. Guarda, eccolo là. Stiamo arrivando al paese. E dove ci fermano? Penso nella piazza. Quando ero piccola i pullman si fermavano là e noi correvamo per vedere chi era arrivato. Oh, allora? Su, andiamo. È cambiato qualcosa? No, al contrario. È tutto uguale, come me lo ricordavo. Assolutamente identico. Come se non fosse passato tutto questo tempo. È molto tranquillo qui. Sembra che non ci sia nessuno. Guarda, questa è la chiesa dove venivo con papà la domenica. Alla messa delle 9. E poi dopo ci fermavamo a comprare il pane. Lo sai, mi emoziona immaginarti qui da piccola, per queste strade. E pensare che non ci volevo venire. Ti devo ringraziare. Per me è stato fondamentale averti ritrovato. E poi sono contenta che tu sei innamorata di Michele. Se avrai un po' di pazienza qualcosa succederà. Guarda, quella è la mia vecchia scuola elementare. Ci hanno fatto un negozio sotto. Ma quella è la signora Russo, la vecchia cartolaia. Signora Russo, si ricorda di me? Sono Teresa di Agano, la figlia di Dino. Non mi riconosce? No. Sono passati molti anni, non ti avrà riconosciuta. Già, hai ragione, non mi avrà riconosciuta. Ciao, su. Senti, sai se Claudia è sopra o al caffè? È a casa, sta facendo la doccia. Ma è successo qualcosa? No, niente di particolare. Grazie. Ciao. Sì, pronto. Si può sapere che fine hai fatto? È un'ora che ti cerco. Senti, adesso non posso parlare, ti richiamo io. Senti, ne ho le palle piene dei tuoi giochini. Ma come ti è venuto di metterti in mezzo? Avevi deciso di suicidarti? Ho avuto dei problemi. Li conosco questi problemi. I pentimenti dell'ultimo minuto. La verità è che hai avuto paura. Seve, che cazzo vuoi? Il disturbo te l'ho pagato, no? Tu mi hai dato solo l'anticipo. Adesso sto aspettando il saldo. Perché? Il lavoro non è stato finito. Ma che cazzo dici? La tua gentile signora era già morta se non ti mettevi in mezzo. Può darsi, ma io non pago per i lavori dei soldi a metà. Quindi prenditi pure i tuoi 20 milioni, ma non chiamarmi più. Ok? Hai visto quanti fiori sulla tomba di Duccio? Si vede che molte persone gli hanno voluto bene. Già. Mi si stringe il cuore a pensare a lui qua da solo. Quando era piccolo avevo una paura terribile della solitudine.
Non tormentarti. Ecco, siamo arrivati. Credo che quella sia la tomba di mia madre. Silvia, ti dispiace di lasciarmi un attimo da sola? È la prima volta che ci vengo. Vado a prendere dell'acqua per i fiori. Mi dispiace di non essere mai venuta. Non tenevo coraggio. Però ti ho pensato sempre, sai, tutte le sere. E pregavo anche per te. Ci sta Silvia con me, quella che papà non voleva che nascesse, ti ricordi? E invece è così bella. Ti somiglia, sai. Io credo che gli avresti voluto bene se ne avessi conosciuta. Sono 20 anni che mi porto il rimorso dentro di averti fatto del male. Ma non lo volevo io, se lo sa, vero mamma. Non lo volevo. E allora tu mi perdonare. Ti prego. Tu mi devi perdonare. Perché non sai. Oh, Dio, quanto mi sei mancata. E poi se a me che me ne frega dei problemi di Giulia in questo momento, Raffaele. Si è voluto separare. L'ha voluto lei. E poi io adesso soldi non ce n'ho, va bene? Serena, mi fai parlare, per favore. Questo non è un problema di soldi. Lo so benissimo che stai pieno di debiti. Già me, mannaggia, ma che cosa sai tu, Raffaele? Ma che sai? Serena, ma che c'è? Dimmi, su, che c'è? Il debito non c'è più, va bene? I debiti sono stati estinti con un assegno dei Palladini. Ah, ti hanno prestato dei soldi? Ma quale prestato? Quello non lo sanno neanche. Era l'assegno di un cliente che serviva per pagare una barca. Ma che stai dicendo? Come non lo sanno? Ma che gli hai fregato dei soldi? Beh, io non ho fregato niente a nessuno, niente! Quelli mi sono piombati in casa. Mi hanno riempito di botte. Mi hanno minacciato. Mi hanno minacciato di darmi fuoco, capisci? Con l'alcol. No, ma di che stai parlando? Ma quelli chi? Gli strozzini. Che volevano i soldi che io ho perduto a poker. Poi, niente, nella colluttazione per un caso fortuito è caduta l'agenda per terra con l'assegno dentro, ecco qua. E se lo sono presi. Ma io mo come faccio? Ma io dove li prendo questi soldi? Io ho solamente questa casa, che non riusciamo neanche a vendere. E mo che si sa il fatto dell'assegno, i Palladini sicuramente mi sbattono fuori e perdo pure il lavoro. Vabbè, Renà, adesso non ti avvilire. Renà, forse una soluzione ci sta. Che c'è? È tuo padre? Buongiorno, papà, come state? Come mi vedi? Alla fine sei venuta. Ci è voluto il funerale di Duccio Gentile per farti tornare a Bieri. Sono stata a trovare la mamma, le ho portato dei fiori. Te lo potevi risparmiare. Io i fiori non gliel'ho fatti mai mancare. Ma Teresa, sono 20 anni che manca da questo posto. Voi l'avete cacciata da qui. Insomma, avrà sofferto anche lei, no? E qui sta chi? Come si permette di parlare? È Silvia, mia figlia. Te la sei portata appresso, la figlia del prete. Non dovete fare così. Non parlate così di lei. Io parlo come mi pare. E ti dico che te ne devi andare. Ne hai fatti abbastanza di scandali qua. Ma come fa a essere così duro? È sua figlia. Io figlia non ne tengo. Non la tengo più. Oh, certo che Diego è proprio cotto di Stefi, eh. Mi ha accompagnato giù al centro. Non ha fatto altro che parlarmi di lei tutta la strada. Ti pareva? Perché non sei contenta che sono tornati insieme? Dai, se si vogliono bene, dai. Probabilmente io non le ho mai perdonato quello che ha fatto. Ma non mi fido più di lei. Secondo me non sa neppure quello che vuole. Vieni, Renà, vieni, accomodi, attenta al sacchetto, vieni qua, eh. Fede, allora noi non ci siamo capiti. Io in queste situazioni non mi voglio assolutamente trovare. Io ho capito benissimo. Ti ho chiesto un minuto, me lo vuoi dare? Devo dire una cosa a te e a Giulia. Senti, Raffaele, per favore, guarda, non mi pare proprio il caso. No, invece è il caso. Sentite, io non ce la faccio più a vedere che vi fate la guerra. Vi voglio bene a tutti e due.
Sì, signore Renà, voglio bene pure a te, va bene? Vabbè, ci siamo capiti, ci vuoi bene. Adesso dimmi quello che mi devi dire perché io me ne devo andare. Sto dicendo. Allora, sentite, voi avete un problema tutti e due. Tu stai pieno di debiti fino a qua. E se non ipotechi la casa, non li risolvi questi problemi, vero o no? Tu, senza Renato, non puoi adottare il bambino. Un momento, di quale bambino stiamo parlando? Il bambino che avete chiesto di adottare. È arrivato il permesso. Ma lo vedi come sei? Allora, voi avete bisogno l'uno dell'altro, per cui datemi una mano e fate un'opera di bene. E cioè? E cioè, tu le firmi l'ipoteca per la casa, così lui può pagare i debiti. E tu vai a vivere con tua moglie, così vi pigliate il bambino. Sentite, io non voglio neanche pensare che vi odiate a tal punto da non poterci neanche provare. È vero? Claudio, mi dispiace, non ce l'ho fatta. Quando ho capito quello che stavo per fare, per me è stato istintivo proteggerla. Ho rovinato tutto. Ma che dici? Tu non sai quanto io ho provato a chiamarti prima per cercare di fermarti. Ma meno male che l'hai fatto tu, Alberto. Pensa come ci sentiremmo se Sonia fosse veramente morta. Non lo so. So solo che sono disperata adesso. Ma perché? Alberto, noi due ci amiamo. È questo quello che conta. Non si può uccidere una persona soltanto per stare insieme. E poi se l'avessimo fatto, non saremmo mai felici. Ma adesso che cosa faccio? Non mi potrò più liberare di lei. Perché? Perché, Claudia, ora che le ho salvato la vita, lei non mi lascerà più da solo. Capisci? Tu non la conosci. Ora per lei questo sarà un segno evidente che io e lei siamo legati per sempre. Perché non possiamo stare insieme, io e te? Senti, perché non facciamo la cosa più semplice del mondo? Che sarebbe? Tu mi ami veramente? Chi me lo chiede a fare? E vuoi solo stare con me per tutta la vita? E allora lasciamolo questo posto, Alberto. Andiamocene dove nessuno potrà trovarci. Stiamo insieme. Ricominciamo da capo.